Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Gli ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessun amore più grande di questo, dar la vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto quello che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre mio nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore. Perché ci chiamiamo clero? Qual è l'origine della parola clero? Sacerdoti, frati, suore, sono il clero. Che strano. Si capisce da questa lettura di oggi, dagli Atti degli Apostoli. A un certo punto Giuda, Iscariota, poveraccio, si ammazza, si suicida e rimane un posto vuoto. Quindi gli Apostoli devono sostituire Giuda con un altro bravo israelita. E dicono: come facciamo? Non possiamo scegliere uno piuttosto che l'altro. C'è scritto: gettiamo le sorti. Tira una sorte. In greco tira la sorte si dice clero. Quindi ecco, il clero sono quelli che sono tirati a sorte. Ah, chiaramente poi è cambiato il sistema, però l'origine strana è proprio questa. Tiravano a sorte i preti e dicevano: tu sei il clero, tirato a sorte. Mattia, non è Matteo, sono due apostoli diversi, anche se il nome vuol dire la stessa cosa, vuol dire dono di Dio, sia per Matteo che per Mattia, appunto sostituisce Giuda, il quale, poveraccio, si suicida. E non ci sono grandi notizie su Mattia, sappiamo che probabilmente andò in Etiopia, in Africa, a predicare il Vangelo e qui fu ucciso con una alabarda. Infatti se guardate qualche immagine c'è la alabarda in mano, segno del suo martirio, rosso quindi, martire. Questo per quanto riguarda le notizie. E nel Vangelo Gesù dice, tra le altre cose, tutto quello che chiederete al Padre mio ve lo darà nel mio nome. Già l'ho detto qualche volta, però non sempre succede che il Signore ci dà quello che chiediamo, perché magari chiediamo una cosa sbagliata, non ci serve. Fammi vincere al totocalcio, fammi avere la macchina nuova, magari non mi serve. E allora ci dà quello che ci serve. Dice: ma io ho chiesto la guarigione, ho chiesto la salute e tutto il resto. Vabbè, se la tua santità passa per la malattia, il Signore ti lascia la malattia, perché tu ti faccia santo o santa. Questo è un po' a quanto si capisce il modo in cui il Signore agisce con noi. Ci tratta bene, vuole che diventiamo santi e a volte lascia le situazioni difficili, le prove, le tentazioni e tutto il resto. Questo per quanto riguarda il Vangelo. Poi viviamo in modo dignitoso la prova. Cerchiamo di non fare quelli che si lamentano sempre col Signore: ma perché, ma per come, non sappiamo. Cerchiamo di essere saldi nella fede, vivere meglio possibile il momento di crisi, di tentazione. Sia da Gesù Cristo.